Eccoci qua ragazzi, da qui non si può più sbagliare, mancano 7 partite, bisogna vincerle tutte per riuscire a passare in prima divisione dopo una brutta partenza, una falsa partenza, una sconfitta, due pareggi nelle prime 3 partite, neanche una vittoria, si fa malissimo. Ecco il nostro avversario, Palestine, terza divisione, sarà una partita abbordabile, beh. Lo scopriremo a breve. Eccoci qua, vediamo in che condizioni è. Vedo veramente tante frecce giù. Non si parte proprio alla grande, quindi niente Calhanoglu. Mkhitaryan è pronto. Difensore centrale, toccherà ad Acerbi. E abbiamo un Handanovic in formissima, che andiamo a schierare. E un Dumfries che può tranquillamente rimpiazzare Darmian. Con Di Marco al posto di Gosens, anche lui. E credo, ragazzi, che dovrò giocare con Dzeko perché, come abbiamo già visto nell'episodio precedente, Lukaku con la freccettina in basso è ingiocabile. Vediamo il nostro avversario cosa gioca. Turchia, la formazione, la squadra. Infatti ha comprato il pacchetto della Turchia e poi ha ovviamente Mbappé, Salah, Lewandowski tutti al 100. Squadra che fa paura. E vediamo che cosa, vediamo come giocherà. Mi sento un po' più insicuro senza De Vrij in cabina di regia, ma ho visto in realtà che Acerbi è stato decisamente, diciamo, valutato bene, almeno per quello che è il mio parere su Acerbi come giocatore. Lo hanno fatto veramente molto forte e via. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento. E forse Ah, anche un po' brutto di errore subito per sofferenza, nel cominciare. caso sia dei tifosi delle squadre in campo oggi. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori della Vediamo se Turchia, sfila ma non certo in quel modo. via. Oh mio. Mamma mia, Chiazzini, che cosa ha preso? Questo anticipo me lo sognerò ancora per un Guarda po'. Fabio, meglio di così è impossibile Cambio di difendere. gioco, vediamo se Di Marco riesce a Credo che un anticipare. tecnico No, come ma lui gli disturbato piacerebbe. abbastanza e non c'è andato come. Bravo, Mkhitaryan qui. Molto bravo. Aspettiamo, Bel passaggio di ritorno. proviamola con Bella lancetto calcio di lungo. rimessa. Bello. Può tentare la doppia palla. In realtà questo non bello, ma molto fortunato. Sbaglia Mkhitaryan Lukaku. che ha seguito l'azione. È stato Sapeva che la carino. squadra aveva bisogno di una sboccata ed eccola. È Ed ecco il stato rigore per abbastanza l'Inter. fortunato questo qua. In realtà Chissà sto la pure un prossima po' il sfida. capire, no? Chissà chi segna il Effettivamente. gol. Grande fiuto del gol in questa azione. Bravo qui bastone Bastianini sotto da in recuperare. attesa. Fatto quel passetto in più che non Ritorno avrei mortacci, dovuto. davvero pesantissimo. Hanno il Mbappé! Tiro a piazzare qui. Salva Andanovic l'ha Lewandowski. presa bene, ma diciamo la sensazione è stata un po' brutta, se devo essere onesto. Di Di Marco. Marco addirittura. Con Mkhitaryan. Mkhitaryan che quando gioca è sempre a tutto tondo come giocatore. Questo è un Questo passaggio non so se l'hanno veramente anticipato, se ha indispensabile. sbagliato. Bravo bastone ancora una volta. Azione Molto bene personale che è così. interrotta da una difesa molto attenta. Il pallone arriva a Dzeko. La mette in avanti. Lautaro Martinez. Pallone Bello all'interno questo della con propria Barella che area. può andare. Ci prova col sinistro. Ci sperava per la respinta, ma sono stato a fare così. Dzeko con la brutto. incontrata. Come fa Chiesa Barella a prende colpire la così? palla Ho avuto dalla l'impressione come metà se, dell'area. non so se il cross, Allarga le mani a era un po' Mkhitaryan per troppo alto o riposizionarsi. se Barella era. La difesa è un Più chiaro l'impressione che segnale Barella per fosse in andare avanti. anticipo col tempo. Vabbè. Qui dura vincere anche solo un contrasto. Per Cambiano la fortuna rimonta, Skriniar palla la lunga vince poi per sul Mkhitaryan. rimpallo. Che anticipo sembra Qui lui quasi ha quello del capito, è stato futuro. bravo, ha capito prima. Giocata difensiva di grande spessore. Si trova con un pallone Bravo dall'area Dzeko. pronunciata. È un grande riflesso qui. Si gira bene. Ah, com'è arrivato. Mio La Dio. parata strepitosa di Sommer. Qui ho tentato troppo Mkhitaryan questo con passaggio. forza Ho e esagerato troppo. rimbalzanti. Ho insistito. Ma forse avrei potuto tirare prima decisamente, però. Crossa il pallone Vai lungo. Zeko, anticipa tutti. Oh mio Difesa Dio, buona, non sono si un po' delle sposta situazioni indietro. abbastanza strambe, se devo Gioca dirla. una palla lunga. Vede lo scatto e ci deve tirare. Ancora Zeko, secondo me questo tiro non avrebbe impensierito nessuno, se devo essere onesto. Beh, l'ha anticipato, forse è andato meglio così. Probabilmente il portiere avrebbe bloccato. Di Marco. Lui mi lascia spazio e io ci Di provo. Marco l'intermezzo.
Madonna, questo anticipo di cross è stato. Cerca aiuto nella zona laterale. Di Marco c'è ancora. Non è in Buona palla, fuorigioco. spazio per giocare Proviamo Marco. il cross, che in realtà però era Cross deviato bruttino. da Non so, Pellegrini, forse ho indirizzato calcio io male d'angolo. all'indietro. Un po' strano. Comunque, per adesso preoccupazioni non abbiamo avute. Giocando con Dzeko possiamo provare la sponda. Quindi selezionando lui e provare a fare da torre in aria. Andiamo un po'. E ci riusciamo. Destra, altra chance. Questa è stata veramente ancora Deviazione calcio destra d'angolo, però dell'avversario. pericolosa direi. Bel colpo di Dumfries, ma non ho capito se poi l'ha presa il difensore sul palo o se è stato il portiere che ha avuto un buon riflesso. Ed ora Probabilmente non lo scivolata sapremo sul mai. match. Ancora Ancora 0 per gli vado a avversari. selezionare Dzeko come sempre. Eccolo qui. Ancora vince lo Pellegrini. scontro, ma il passaggio non è da precisa. Non c'è Palla nessuno fuori. di lui, quindi posso controllare addirittura con Acerbi. Skriniar. Prova a darla Bella profonda nello questa, vediamo se spazio. mette un buon cross. Gioca Dzeko Devrai! sul No, pallone. Dzeko! Manda bene una palla non facile. Questa era una Non super ci si riavvicina occasione. alla panchina. Ma era una palla troppo veloce per Qui lui. sono quelle classiche Cerca di occasioni che se prova a sviluppare. indirizzare sul secondo palo, praticamente lui la spara in rimessa laterale, ma se indirizzi centrale lui la spara comunque fuori. Quindi. Robertson. No, come ha fatto a non prenderla questa? Ecco Lewandowski. Si allunga Ah, troppo. fallo qui, sì, sono andato. Subisce Giallo, mi un sembra un po' calcio di esagerato, però. punizione. Sembra che l'arbitro voglia Si vedeva che non intervenire. aveva preso il pallone, ma che aveva preso l'uomo. Sbiscia, si prende un cartellino. Un po' esagerato col giallo, onestamente. Carvajal sulla destra. Oh, non c'è nessuno lì sulla sinistra, sulla destra più che altro. La mette dentro il Brutto rasoio. cross, fortunatamente per noi. Conan ci va direttamente da Lautaro. Esce bene con l'1-2. Callahan, oggi è andata a segno. Sceglie di andare Buona in linea verticale. l'infilata di Lautaro. Lui se l'è cavata bene. Beh, il lancio Soltanto rimessa non era laterale. certo dei migliori. Ma per adesso direi partita in controllo. Qualche occasione, diciamo, buona l'ho avuta, ma avrei potuto fare decisamente di più. Palla Mkhitaryan. Dzeko. Super la diretta avversario. E qui ho esagerato e. Che confusione. Avevo fatto il primo movimento Passaggio corretto sulla perché destra. sapevo Si può che trovare lui sulla destra. Qui pensava stenta Uzio, che io rischiosa. l'avrei passata, però. Ah, questa. Buona così? La Turchia No, dai, palla non puoi cerca fischiare fallo Uzio. qui. Quindi non ha proprio senso che sia fallo. Però ho fatto questo errore ancora di chiusura. Çalhanoğlu. Under. Qui è sfuggito bene, ma. Bravo Passaggio splendido, una chance. Acerbi qui, addirittura da capitano. Scaglia il più lontano possibile. Errore qui, Bravo, pallone buon tiro di sbagliato. Barella. Ok. Lautaro Martinez alla Bravo, Grecia, Diego con aiuto questa da palla sinistra. sporca. Se ne va. No. Interrompe un'azione che poteva diventare Anche pericolosa. quest'altro anticipo di Barella mancato, è proprio triste, vabbè. Barella. Il pallone arriva a Dzeko. Viene Ah, se sbloccato fosse da passata Dzeko questa alla palla. velocità. Lewandowski. Questo è un Qui aveva passaggio fatto molto meno una disponibile. buona. Aveva fatto un buon passaggio per Callahan. rientrare, per andare dalla via Si centrali, ma chiude poi sempre le ha fatto quella porte. scelta del passaggio in profondità che non aveva praticamente senso. 45 minuti. Vabbè, sto dominando dal punto di vista del Sessantesimo possesso palla, come si può minuto. vedere. Lunga. Non c'è storia per adesso, non ho mai creato Imprevisto. un'occasione. L'Inter Però queste sono quelle non partite che miracola. se non le Avrebbe potuto chiudi, segnare in poi almeno lui un paio di riesce a creare occasioni. un'occasione sul Sconfiggono finale una Bosnia che nel e mi secondo fa, tempo porteranno a casa una diciamo, palla ruba quel d'argento. punto che mi fa disperare perché Purtroppo poi, siamo ovviamente, nell'imbrò. giustamente sembra immeritato. Si riprende con il secondo tempo. Un solo gol di Bellissimo differenza questa, sta questo dicendo gioco con tutto. Dzeko e Mkhitaryan. C'è il colpo di No, non destra. ci credo. Il colpo di destra era anche indirizzato abbastanza Sinistra bene, nel sbaglia senso sul mi sembrava movimento. andasse in porta. Bravo, Ci mettono Acerbi in insieme per anticipo. rovesciare la sfera. Costruiscono la manovra con sicurezza. Vai, Lautaro Dzeko, ancora credici? palla ancora. No, non ha Nessuno calciato. che provi e l'azione così Questi sfumata. lanci così in profondità col tocco sotto mi fanno impazzire, Bell'anticipo, onestamente. ora possono ripartire. Ah, ho provato ad andarmene sopra, ma. La gioca sulla destra. Non riesci, mi sa, a tenerla in campo, mio E caro si ripartirà con una Bastoni. semplice rimessa in gioco.
Forse adesso ce la fai, bravo. Ha provato l'azione individuale senza successo. Certo che se sbaglio qui, però poi ce la vediamo brutta. Mkhitaryan. Il pallone arriva a getto. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, se non si propone un centrocampista non posso fare molto. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendere. Ah, qui l'ha capita lui bene, però poi ha sbagliato il passaggio. Buona per noi, vai, vai Dumfries, corri, corri, corri. Madonna che brutto stop. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Non me la sono sentita di ridargliela onestamente. Che Mkhitaryan fa tutto da solo, la mette al centro. Ma che bella anticipo che ha fatto il suo portiere. Bella questa. Sì, fai. Addirittura fallo. Questo ho notato che capita spesso quando c'è il tiro caricato. Il caricato speciale, quello con, diciamo, il caricamento arcobaleno, chiamiamolo così. Il rigore, devo essere onesto, rubato, ma che potrebbe essere quello che chiude la partita, mi fa stare un po' più tranquillo. Sì, ok, portiere spiazzato. Tra l'altro ho ancora questo problema che non riesco a capire come tirare forte i rigori. Cioè, so come indirizzarli, ma caricamento, diciamo, un po' più potente, niente. Bravissimo Di Marco addirittura. E si riparte da un netto 2-0. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Ah, qui gli avversari concederanno qualcosa. Fatto quel movimento in più con Barella che Messi. Qui l'ho capito. Prima di lui cosa voleva fare? Fabio, hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno superato. Questo sfila. Questo sfila. Brutta. Oh! Questa è un'altra, questa molto fortunoso. Anche questo, devo essere onesto, abbastanza fortunoso. Non so perché ha fatto quel movimento strano per raggiungere il pallone. Mi è andata bene con il rimpallo sul tiro, ma diciamo che la fortuna sua che il mio giocatore aveva un po', diciamo, tra virgolette, raggiunto male l'attacco, però. Questo invece è stupendo. Questo è stupendo. Uno dei amici di Ale, questa con il lancio lungo di Brozovic è molto molto bello, deve essere onesto. Qui lui anticipa. Bravo Acerbi che si è rivelato, veramente ha fatto una bella giocata, eh. Sfila questo e poi vabbè, qui c'è il problema che ovviamente se giochi con uno come Dzeko non puoi sperare di sgattaiolare via, è un po' difficile pretendere una cosa del genere da Dzeko. E questo ancora, lo aspettavamo. C'è l'opportunità per il contropiede. Ah, non ti fermare, Brozovic. Lewandowski a sinistra con il passaggio. Errore. Madonna, che brutto errore questo. Cerca lo spunto. L'arbitro indica il dischetto. Rigore? Ci sta. Se mi hanno regalato quello di prima, ci sta che sia anche questo rigore. È giusto. Vediamo se Santandanovic ci può fare il miracolo. Questo può essere un episodio chiave. Ma non volevo muovermi in realtà. Non sbaglia. Mi ha spiazzato. Come ho spiazzato lui, ci sta. Ha trattato il rigore come una formalità. Non si è fatto emozionare né distrarre. Lo ha fatto sembrare facile. Cioè non toglie il dominio. Non ho capito cosa è successo qui con Dzeko che addirittura. Bravo qui Dumfries che anticipa e si lancia. Qui poi. Giusto così. Va bene, va bene. A fine se vinci 4-1 giocando con Dzeko non è che ti puoi lamentare. Nel senso. Tutto rispetto per Dzeko, ma in questo gioco con quella velocità non è che. Bravo Acerbi. Oh, si dimentica il pallone però. E ho visto che era leggermente in vantaggio rispetto al. Bravo. Ecco un'occasione di contropiede. Giusto così, vai Mkhitaryan. Mettigliela giusta, bravo. Ma come ha fatto a scivolare e tirare? Questo è stato abbastanza divertente. Era perfettamente in controllo del pallone, quindi non aveva. Oh mio Dio, Under da quando è così forte? Oddio, è vero che di sicuro Di Marco non è Roberto Carlos, però. Dai. Opportunità di ripartire. Ma gioco come difende il pallone. Brozovic. Fuori gioco? Penso per un pelo. Se è fuori gioco è per un pelo.
Non mica tanto, mica tanto un pelo. Ma possiamo dire con un po' di anticipo che questa dovrebbe essere... Cosa fa? Questo ragazzo con i passaggi ha qualche problema. Vai, bello, vai, Dzeko, credici. Niente. E dicevo, questa con un po' di anticipo possiamo dirlo senza troppi rischi, che dovrebbe essere la prima vittoria in seconda divisione. Bravo Skriniar. Che bella questa triangolazione. E qui rovina tutto Mkhitaryan. Vai. Come un treno Dumfries. Come un treno Dumfries. Non puoi sbagliare Lautaro qui. Mi sa che l'ha intercettato il difensore per forza, penso, a questo punto. Vediamo se, infatti, calcio d'angolo, giusto così. Vediamo se riusciamo a chiudere con la tattica sponda di Dzeko. L'unico motivo per cui Dzeko può essere utile in questo gioco, con la sponda. Oddio, però se sbagliano il cross non è che... Ah, che peccato che l'ha presa male. Madonna, questo me ne ero andato bene, devo essere onesto. E poi è finita, vabbè, dai, ci sta. Giusto così, 4-1, roboante. Beh, 65% possesso palla, partita dominata. Avversario, possiamo dirlo, nel senso, non all'altezza, ma ovviamente con tutto il rispetto possibile. Prima vittoria, ce ne vogliono altre 6 consecutive, non sarà facile. Almeno per restare ne servono 4 per restare, 12 punti. Quello si può fare. Ragazzi, questa era la quarta partita della seconda divisione e ci vediamo alla prossima.